Ok, andiamo. Positivo, funziona di nuovo. Vediamo se inserire una combinazione. Sì. Uno. Devo confermare. 0.939 forse. Non sembra essere la combinazione giusta. C'è 1939, c'è 1. Vediamo che bisogna invertirli. Questo non si può. Qua è sempre 78 come anno, ma non credo che... Però di numeri... Questo qua è il fonte del nuovo codice di accesso. Ah, ok, sì. Particolarmente significativa la crescita dei suoi figli. Vediamo quello, 1978. Il fatto è che comunque lui chiede 4 cifre, quindi non è che possiamo metterne 6, per esempio, tipo 11 008 78. Ecco detenuti. Oh. Capsula speciale, purtroppo non posso tenere con me. Per aprire la capsula è necessario utilizzare il decolorante. Ma questi non hanno numeri, quindi non... Allora,
4, 2, metà. Ok, sì, è quello, dai. Sono sottolineati. 4. Il numero raddoppia. Quattro, otto, due, uno. 4, 8, 2, 1, proviamo. Metà di 2 è 1, cioè non è che per me è quello comunque. Anche perché questo facciamo che è un numero. Questo è il secondo numero, terzo numero quello blu sotto, quarto numero e dopo non c'è più niente. Sono quattro le cose evidenziate. Quindi 4, 4. Però forse dobbiamo rispondere. Le prime due sono rosse, le altre due sono blu. Seguiamo il discorso, l'amministrato ha due, ha quattro sanguisughe, va bene. 7 giorni dopo si sono raddoppiate dimensioni. Quindi potrebbe essere 4, 8, persi 2, quindi 6. Ma no, ma poi, vabbè, è 3. 4, 8, 6, 3. Vabbè, carino. Una cosa carina questa. Now this is more like it. Più che cercare le chiavi avanti e indietro. Billy, I found an aerial cable car. We can get out of this place. Quella che abbiamo visto giù. Roger, the sooner we get out of here, the better. Non si capiva se aveva un treno da là. Vogliamo un attimo stanza. Qui serve il rampino. E come facciamo? Bisogna passarlo. Adesso bisogna passare il rampino lei. Troppo alto per saltare giù, vabbè. Lui però il rampino non ce l'ha in questo momento. Ah sì, ce l'ha, uscito giù lanciagranate. Ok. Thank you.
Possono scambiare le cose. Wow, se non l'hanno identificato come stanze diverse, per cui non è possibile scambiarle. Ma che dobbiamo fare allora adesso? Forse per salire nella stanza là, ad occhio. Ho capito però se non... Bisogna provare a vedere se si possono appunto scappare qua. Qui c'è una leva. Azionarla, sì. Risolto. Sono di nuovo insieme, evviva! Là, cosa c'è? Bobina d'uscita. Ovviamente per chiuso, sempre riceve corrente. Ma non è un problema, penso. Andiamo sulla scala con lei un attimo, che andiamo a prenderci l'inchiostro che c'era lì in terra. Lui in effetti poteva mangiarsi l'erba, ma che casino, cosa fa? L'erba verde. Adesso vediamo se magari riesce a salire nella stanza. Lui. Fortuna, ho visto la leva là. Qui non si vede più niente. No. Si apre, adesso è aperto. Ok, perfetto. Allora servono le cose che ha lei. Quindi adesso andiamo un attimo. Adesso si magna. Dobbiamo salire lei. Però da tutta l'area che dovremmo abbandonare la tutta la roba che c'è qua. Meglio un bel save. X.
non dice niente. Let's go. Ok. Da un 6. Vediamo cosa succede. Probabilmente si può tornare indietro, ci sarà l'animazione, non so. La scimmia pazza. Più grande? No. Questo come vede la scimmia? Una sanguisuga. Entrando. Ma che cavolo. Però aspetta ancora un attimo. Colpire da qua. L'ultimo colpo devi aspettare praticamente, non devi per forza subirtelo più o meno, a meno che non hai ampio spazio. E adesso? Niente, vedo qua non. La funghia non sembra ricevere corrente, ci deve essere qualche problema con il rilevatore di corrente. Questa in teoria non c'entra niente. Regolatore di corrente, ma non è mica. Spento. Ok, porca peste. Vabbè, illuminato era già illuminato, però non fa la scena. Un po' per, giusto per allungare un po' il brodo, no? Eccolo il bagno. E di qua probabilmente si torna indietro, di qua si va avanti. E Billy? Cioè noi partiamo senza Billy.
Cioè, di per sé non è una scena molto sensata. Perché Billy, boh, è caduto, in teoria è caduto giù lì. Non ho provato a premere Y, in effetti. Niente. Y non succede, questo... Comunque sì, si può tornare indietro. Penso proprio di sì. Che malattia. Billy veramente essere molto indietro. No, non c'è qualche sorpresa poi mostruosa, ma boh. Vediamo un attimo a proposito. La porta là comunque è chiusa, quindi andiamo avanti. Saliamo le scale, vediamo. Finestrella là, boh, vale. È questo che però può chiamare dal basso evidentemente, ma non da qua. Ok, mappa. Piano dove siamo adesso? Prima di essermi interrato. Non è molto grande come location. Mappa della fabbrica. Lì c'è una... quella nappa mi pare. Una granata e basta. Verde granata e basta, rossa è quella napalm, quella è l'altra è boh, acido o qualcosa del genere. Sì, salviamo. Quanto mi manca F5? Possibile da aprire? Quello è il pulsante. Quindi pannello di controllo, c'è una serratura. Mostra il programma di lavoro per il cantiere. Non so dove l'abbia visto. La porta dell'armadietto è aperta, non c'è più nulla all'interno dell'armadietto. Ora indietro succede qualcosa. Un altro pistrello. No.
quel cavo là c'è qualcosa. E se andiamo sopra qua? Basta andarci sopra. Funziona, non c'è un pulsante, non c'è niente, vabbè. Non è la tua testa, mi sa che c'è scritto. Ah no, attenzione dove metti i piedi. Chiuso, andiamo di qua. Mi piace. Non c'è nessun indizio che lasciava intendere. Comunque questi sono tutti sfondi precalcolati, come vi dicevo, in realtà non esiste, non è 3D. È stato fatto probabilmente con l'epoca al 3D Studio. Poi vabbè, non c'è tutti gli effetti, le gocce, quelle cose lì, ma... Ah, chiave, forse questa apre là. Tocca lasciare giù qualcosa. Pronto soccorso secondo me è il più debole dei due. Se esaminiamo, dice qualcosa? Completamente no, ok. Basta, discorso chiuso. Non ho mai esaminato in effetti. Questo invece cosa dice? E basta. Vedere la fabbrica, c'è qualcosa in esposizione. Oh, un umanoide gigantesco è sospeso in un liquido, perché si capisce che è sospeso in un liquido, eh? Bello. Quanto ci vuole ucciderlo? Bioorganico all'interno di una capsula, liquido bioorganico. Qui niente. Mi ha fatto un pochino spaventare. Sono sempre a coppia questi. Chip e chop. No, infatti, de ferro. Direi di tornare là. Questo ascensore che col pensiero vediamo se qua. La chiave su U è stata inserita. Ora la piattaforma girevole dovrebbe muoversi. È qui fuori? È arrivata qua. Abbassare la piattaforma girevole. No, fammi vedere un attimo cosa c'è. Probabilmente niente. Una specie di ascensore alla fine. Thank you.
chiusa. Sulla porta c'è scritto sala di sicurezza, non c'è bisogno di perlustrare questo posto. L'animazione che ovviamente non prevede il costume. Lars. Don't shoot! Amico? You're alive. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? Che modello. They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Sir, non Enrico, sir. Rebecca... All right. Just be careful. I never saw him again. Cioè, intende dire che non lo rivedremo mai più, ma l'ha fatto con una tale... Cioè, è talmente attaccato al... all'avvenimento che non ha avuto pathos. L'ascensore con la chiave dell'ascensore lì. O no? È già perlustrato quest'area. Bisogna perlustrare questo posto, mi piace, adesso d'ora in poi abbiamo, scusateci ma non abbiamo fatto un pezzo di gioco e quindi non c'è bisogno di guardare nulla, niente, non legge niente. Vai in mezzo. Non funziona. Ok, l'ascensore è stato attivato. Billy? Che cos'è? Biologica, ha avuto un tremore strano. E devo far fuori con la pistolina questo qua. Quella qua ti fa impazzire, cambia. La vedo due. Poi sta giù mezz'ora. Che faccio? Un colpo e mi sposto? Ma siamo chiusi in un metro. C'è già morto. Con due colpi di magno. Ma non ho capito perché eravamo in un mezzo... Fine del turno. Achievement.